Vorrei essere libero, libero come un uomo. Buongiorno a tutti ed eccoci per la nuova puntata, la prima puntata del 2020 di Rock Politic. Camminavo per la città questa settimana per andare a sostenere un esame con le mie cuffiette e nella mia playlist è apparsa una canzone di Giorgio Gaber, un inno contro la guerra che si chiama La Libertà, una canzone molto importante per me che ha segnato il mio percorso universitario. Ma perché questa canzone è molto importante per me? Gaber in questa canzone ha avuto influenza del filosofo Rousseau e vede appunto la libertà come partecipazione politica. Però adesso non voglio annoiarvi con discorsi filosofici, ma voglio appunto analizzare questo concetto, la partecipazione politica. Cos'è innanzitutto la partecipazione politica? È l'insieme delle azioni convenzionali e non convenzionali con cui i cittadini cercano di influenzare la sfera decisionale. Ma come si fa a essere partecipi alla politica? Ci sono varie forme, sono forme ortodosse, cioè convenzionalmente legate al circuito della rappresentanza. Ci sono forme eterodosse, non perfettamente legali ma non illegali. E poi ci sono le forme illegali. Ma perché i cittadini non riescono a partecipare alla politica così intensamente come avveniva per esempio in passato, come per esempio avveniva nelle polis greche? Diciamo, Aristotele è un grande autore, filosofo, che vede la libertà anche lui, diciamo, come Rousseau, come partecipazione politica. Perché? Uno, perché nessuno magari, perché non si vuole partecipare, cioè per condizioni psicologiche, condizioni politiche. Uno perché magari non si può, per fattori strutturali legati all'ambiente o alla città a cui si appartiene, alla comunità a cui si appartiene. Uno perché nessuno glielo chiede, ed è questo il punto importante, nessuno glielo chiede. E quindi mi sono chiesto dentro di me, ma io mi sento veramente partecipe della comunità a cui faccio parte? Sì o no? Sincero, negli ultimi anni la mia città ha preso delle decisioni e ha organizzato eventi o non eventi, comunque ha preso delle decisioni in cui io non mi sono mai sentito partecipe. O comunque è un sentimento che non penso sia legato solo a me, ma anche ad altre persone, ad altri cittadini. Quindi quello che vorrei sapere è: anche voi vi sentite partecipi alla comunità o no? E cosa si può fare per cercare di rimediare questo balzo che c'è tra cittadini e chi prende le decisioni, che sia a livello nazionale sia a livello locale? Ed è questo appunto che voglio cercare di capire e riflettere con voi. Infatti, se volete potete scrivermi mail, commentare nei post su Facebook o su Instagram, per cercare un confronto. Cosa si può fare di più? E questo secondo me è il pensiero che accomuna molti cittadini italiani, e che appunto non ci sentiamo partecipi al 100%. La democrazia ormai ha cercato di plasmarci per non cercare di intaccare il potere e cercare di minarlo. Quindi io vorrei, un mio, diciamo, un appello è quello di appunto cercare di partecipare di più e non avere paura magari di guardare solo i propri interessi, ma cercare comunque di creare una comunità, ed è quello che sta mancando ed è quello che vedo nella mia città. Scrivetemi nei commenti e grazie mille dell'attenzione.